Spagna, Grecia, Croazia, Inghilterra, Francia o perché no Stati Uniti. Dove vanno in vacanza gli italiani? Oggi chiederemo questo alle persone presenti qui in aeroporto. Dove andate di bello? Vienna. Vienna, partenza per Vienna. Vado a Stoccarda. Dove vai oggi? A Malta. Dove andate oggi? Sharm. Dove andate di bello oggi? Barcellona. Barcellona. Dove andate di bello? Noi torniamo dalla Costiera Amalfitana e andiamo in Slovacchia. Dove andate di bello oggi? Allora andiamo a Creta, arriveremo a Chania e poi ritorneremo da Heraklion. Quindi siamo lì un 6 giorni e cerchiamo di girare un po' quello che riusciamo di Creta, appunto, dell'isola di Creta. Dove andate di bello oggi? Francoforte, Germania. Come mai avete scelto Francoforte? Qual è il motivo del vostro viaggio? C'è un amico che abita là, vive là. E non lo vediamo da 15 anni, diciamo, tra virgolette. Non gli 10. Abbiamo detto niente, gli stiamo facendo una sorpresa. Fa il cuoco in un ristorante, quindi andiamo lì e facciamo questo improvvisato, ci sediamo a tavola, poi chiediamo dello chef, e viene a tavola e gli facciamo la sorpresa, trova nulla. Ma che bella sorpresa! Bene. Quanto vi trattenete a Francoforte? Sono due giorni. Domenica sera torniamo. Giusto il tempo della sorpresa. Esatto. Mi sembra di capire che non sapete dove andrete, giusto? Perché? Biglietto fatto. Che praticamente questo è un addio al celibato, quindi noi ci sposiamo, non tra di noi, fortunatamente. E io adesso a luglio e lì a settembre. Il viaggio lo hanno organizzato gli amici, mi sembra di capire. Tutto loro, sì, hanno organizzato tutto loro e noi... Noi ci siamo solo presentati. No, scherzato, c'era sicuramente uno scherzo e andiamo per divertirci. Allora in esclusiva abbiamo l'organizzatore del viaggio, dove porterà i futuri sposi? Vabbè, andiamo volo a Nizza e poi andiamo a Cannes. Perfetto, che piani avete? Cosa hai organizzato per questa vacanza? Vabbè, stasera cena, spettacolo e poi vediamo, domani andiamo a mare, aperitivo in spiaggia e poi vediamo. Poi si vede. Sorpresa. Perché avete scelto proprio Vienna? È il suo regalo. È stata una mia scelta perché è stato due giorni fa il suo compleanno e ho voluto regalargli questo viaggio a Vienna. C'erano tante mete, però ho scelto Vienna. È una meta molto romantica, mi raccomando. Sì. Perché andate in Slovacchia? Perché siamo residenti in Slovacchia. Quindi tu sei italiano? Sono italiano, trasferito in Slovacchia, ho conosciuto la mia compagna, e le ferie le facciamo in Italia regolarmente. Tutti gli anni in Italia? Tutti gli anni in Italia, per forza. Visto che poi gli ultimi anni sono venuti poco per colpa del Covid, per cui venivamo al massimo una volta a fare le ferie. E quanto vi siete trattenuti in costiera? 13 giorni. La cosa più bella del vostro viaggio? La cosa più bella? Mare. Il mare. Il mare. E la cosa più brutta? Diciamo un po' la situazione del traffico, però la costiera è quello che è, nel senso è limitata a livello naturale per quanto riguarda le strade, per cui non ci si può far niente, diciamo. Per cui è meglio muoversi con traghetti o mezzi pubblici piuttosto che utilizzare la macchina. Come mai vai a Stoccarda? Per lavoro, sono lì ormai che lavoro. Raccontami un po', Stoccarda, lavori lì, che lavoro fai, da quanto tempo sei lì? Sono partito 6 anni fa in Germania, ho avuto un'offerta di lavoro per infermiere, come infermiere lavoro lì, insomma, mi trovo bene e quindi insomma sono soddisfatto, ritorno sempre volentieri. Meglio l'Italia o la Germania? Ci sono pro e contro ovunque, però direi la Germania. E come mai sei venuto in Italia? No, in Italia ci torno sempre sia per la famiglia, per le vacanze e poi per la cultura italiana è un'altra cosa comunque. Cioè io sono italiano, preferisco comunque a prescindere l'Italia quando devo andare in ferie, ho bisogno di relax, perché comunque come ho detto ci sono pro e contro in Germania. È uno dei contro della Germania è che alla fine stai sempre a lavorare, quindi... I tempi di attesa in aeroporto non mancano mai, si sa. I voli poi sono sempre in ritardo.
Quindi perché non utilizzare questi tempi morti per migliorare il proprio italiano? E infatti, oltre a poter guardare i nostri video, se diventi membro della comunità hai accesso a diversi contenuti extra, quali l'audio lento, il video senza sottotitoli e tanto tanto altro. Dall'inizio dell'anno abbiamo anche un podcast, Easy Italian Podcast, e se sostieni il nostro progetto avrai a disposizione la trascrizione interattiva dell'intero episodio, ma anche il Vocab Helper, l'aiuto visivo che ti mostra a schermo le 10 parole più importanti per ogni minuto. Quindi, cosa aspetti? Fai volare il tuo italiano. Il link è in descrizione, come sempre. Come mai avete scelto Barcellona per la vostra vacanza? Andiamo in Erasmus, quindi 3 mesi lì. Per lavorare, e per divertirsi anche. Partite in Erasmus a luglio? Sì, fino a ottobre, quindi 3 mesi lì per lavoro, contemporaneamente anche la vacanza. Infatti, diteci la verità, andate a fare 3 mesi di vacanza a Barcellona? Sì. Teoricamente sì. In teoria. È una delle città più belle della Spagna, quindi... Perché no? Non ci siamo mai stati, quindi è un modo per visitarla per la prima volta. Come mai avete scelto proprio la Grecia? Per il mare, prima di tutto, e perché, diciamo, rispetto ai mari italiani il costo era un po' più basso, cioè cercare, diciamo, di conciliare un luogo bellissimo dal punto di vista del mare, appunto della balneazione, però diciamo la Sardegna era un po' caruccia, quindi, e anche la Puglia, quindi abbiamo cercato l'estero per quest'anno rispetto all'Italia, che appunto era un po' più cara come prezzo. Come mai? Che vai a fare a Malta? Vado a trovare mia sorella che è appena partorito. Ah, quindi augurissimi, lei vive lì? Sì, vive lì, è sposata. E... Quindi conosci bene l'isola? Abbastanza, è la terza, quarta volta che vado. Un consiglio a chi va a Malta? Mare, tanto mare, giratela tutta perché le baie sono tutte belle. Quanto tempo ti trattieni questa volta? Poco, un fine settimana. Quanto vi trattenete? Una settimana, torniamo venerdì prossimo. Come mai avete scelto l'Egitto? È la nostra prima vacanza insieme. Sharm ci è stata consigliata perché quale essere una meta ambita da molti giovani, quindi ci hanno consigliato là. Abbiamo visto anche le recensioni che erano abbastanza positive e questo ci ha spinto a scegliere l'Egitto e Sharm. Che intenzioni avete in questo viaggio? Cosa volete fare? Divertirci. Spensieratezza. Esatto. Libertà. Divertirci tanto, parecchio, un po' di tranquillità e stare bene. Fate i bravi, eh? Assolutamente, sempre. Promettiamo. L'ho detto agli sposi, lo dico a voi, fate i bravi, questi si devono sposare. No, bravissimi. Quali sono le vostre aspettative per questi 3 mesi a Barcellona? Buone, ottime. Si spera sia una bella vacanza, esatto. E un bel soggiorno. Conoscere nuova gente, il posto, soprattutto la città. Quindi speriamo. Migliorare le lingue anche? Sì, siccome studiamo lingue, quindi è un modo... Per migliorare il tutto, sì. Quali sono le vostre aspettative per questo viaggio? Speriamo di trovare un mare che, come diciamo, abbiamo visto dalle foto, e speriamo che sia rilassante, non troppo affollato, e di tornare, diciamo, più carichi per affrontare le nuove settimane che verranno. Il lavoro e lo studio, e quindi cercare di tornare più cariche. E al di là della sorpresa, avete qualche piano per questo viaggio? No, tutto all'improvvisato, diciamo tra virgolette, che secondo me sono le cose più belle pure. Quali sono le vostre aspettative per questo viaggio? Tornare dalle vacanze con una serenità mentale diversa da quella da cui siamo partiti, vista la situazione attuale che ci circonda. Abbiamo fatto un vero e proprio giro del mondo e io mi sono lasciato ispirare. Ho deciso. Quest'anno me ne vado a New York.